Uno che mi ha regalato, due volte che abbiamo comprato 50. Ma guarda la faccia centesima. Andare giù alla battiglia cercando di andare davanti, sì, a seguire, andiamo giù alla battiglia, ci prepariamo per Vamos.
accodiamo? Giovane, ci accodiamo per piacere. Il nostro mare non si tocca, il nostro mare non si tocca! Il nostro mare non si tocca! In testa andate piano, in testa andate piano, in testa andate piano, signori cortesemente, unitevi alla nostra catena, il nostro mare non si tocca, tutti quei ragazzi con il nostro mare non si tocca, il nostro mare non si tocca, il nostro mare non si tocca, il nostro mare non si tocca. Questo tour a Michele Marzulli, per questo vi chiedo di fare un minuto di raccoglimento in memoria di Michele. Per favore. Michele ci guarda lassù. Come stanza delle parti del sud, a Femmine, abbiamo la fortuna di avere dei nostri portavoce parlamentari e non solo, anche regionali. Pertanto passo la parola a Viviana Guarini. Allora, buongiorno a tutti, sarò breve così poi parliamo un po' tutti e ci andiamo a fare un bagno fresco. Come sapete oggi è la decima tappa, spero di non aver sbagliato il numero, oggi è la decima tappa di questo tour che viene già la seconda edizione, infatti è già incominciato l'anno scorso, quest'anno tocca, è la terza edizione, quest'anno tocca ben quattro regioni e si concluderà il 6 settembre. Quello che noi stiamo cercando di fare ormai da più anni a questa parte è proprio cercare di sensibilizzare e far comprendere quello che sta accadendo e che sta per accadere proprio lungo le nostre coste. Infatti sono stati, grazie al governo Renzi, perché ricordiamo che lo Sblocca Italia, che è quello che proprio va ad agevolare i permessi di le autorizzazioni di ricerca di idrocarburi e poi le trivellazioni lungo il nostro mare, è stato approvato dal Partito Democratico, quello stesso partito che oggi scende in piazza ad indignarsi. A parte questa piccola... Prego di essere più breve possibile, continuando sul discorso di Viviana per quanto riguarda il petrolio, cercando di capire che per poter affrontare politicamente questo concetto dobbiamo andare alla base di questa risorsa, del petrolio. Noi viviamo in una società neoliberista, capitalista, che ha fondato tutto questo sistema su questa risorsa che sappiamo ormai, lo sanno tutti, che è una risorsa finita, è finito il petrolio. Loro si sforzano ancora con queste tecniche che vi ha spiegato Viviana di andare a ricercare anche l'ultimo goccio di petrolio che non serve più a nulla, causando poi catastrofiche conseguenze a livello di ambiente, di salute, di territorio, andando contro quelle che sono poi le nostre caratteristiche. Ora, quello che voglio dire, noi stiamo sensibilizzando tutti affinché l'anno prossimo, se Dio vuole, avremo la possibilità di andare al referendum e di votare e essere consapevoli, perché ciò che ci vuole è la consapevolezza. E la consapevolezza che noi vogliamo è proprio quella di cambiare il paradigma di questa società, che non deve essere più consumista, non deve essere più rivolta all'esaurimento
delle nostre risorse. Ora vi dico solo una cosa, una settimana fa c'è stato il 13 agosto l'Overshoot Day, vale a dire noi in quel giorno abbiamo consumato tutte le risorse che il pianeta mette a disposizione nel suo ciclo di riproduzione naturale. Quindi noi siamo già... Non ci facciamo scoraggiare da chi non è venuto, no? Molti di noi sono dannati per coinvolgerli nella catena. Forse soltanto una persona che si è unita, ma in realtà ne sono state molte, ma molte di più, abbiamo fatto il nostro dovere. Insistiamo, continuiamo, dopodomani saremo a Campomarino e poi tutta la costa ionica fino in Calabria. Continuiamo e non molliamo mai. Se non fosse altro per avere la coscienza pulita, avere, darci, ma soprattutto dare ai ragazzi una speranza di vita, di futuro, di un'economia diversa e migliore, che non è questa. Non è questo il modello di sviluppo che vogliamo. Ci hanno fatto credere che quella bella industria che lì ci poteva dare vita, cultura, ma non ci ha dato niente, ci sta togliendo tutto. Adesso ci trivelleranno, noi abbiamo anche la raffineria, qui non ce lo dimentichiamo mai. Quindi faranno di tutto, avranno le petroliere lì e la raffineria qua, economizzeranno tutto quanto, la Basilicata a due passi e continueranno a trivellare.